Ciao ragazzi, andiamo adesso a vedere com'è possibile creare un blocco della manutenzione. Questo cosa vuol dire? Che quando un motore rimane acceso per X tempo, solitamente si avverte un operatore o qualcuno che è ora di controllare il motore stesso, gli ingranaggi e così via, una vera e propria manutenzione. Quindi vedremo come funzionano i secondi, i minuti e le ore. Vedremo come fare questo tipo di conteggio all'interno del nostro programma. Per farlo, io mi sono creato una nuova POW, quindi la mia nuova function, la mia function chiamata manutenzione, dove all'interno sostanzialmente cosa faremo? Degli incrementi, come vedete, delle comparazioni, dei move e ho messo dentro anche un'addizione, così capite come funziona anche l'addizione. All'interno c'è un bit strano, come vedete non è un bit che ho creato io. È un device memory, un SM407. Il commento vi spiega che quello che fa un conteggio on-off di 500 millisecondi, quindi 500 millisecondi on, 500 millisecondi off. Noi useremo questo bit per crearci un fronte di salita, vedete, ci ho messo un rising edge, in quei 500 millisecondi on. Quindi ogni volta che si attiva, in realtà per noi è passato un secondo. Quindi noi cosa faremo? Ogni secondo lui ci dà 1. Se il motore è acceso, vedete, se il motore si sta aprendo, naturalmente poi ci potrò mettere anche il motore in chiusura in parallelo, quindi quando va in una delle due direzioni, incremento che cosa? Una variabile chiamata funzionamento secondi. Dopodiché, se io ho che il funzionamento secondi è maggiore o uguale di 60, cosa avrò? Avrò 1 minuto, quindi vedete, gli ributto a 0 dentro a secondi. Mentre il minuto si incrementerà, farò funzionamento minuto più 1. Vedete, quindi l'addizione farà S1 più S2. In questo caso mi farà funzionamento minuti più 1. Dopodiché, se ho che il funzionamento minuti è maggiore o uguale di 60, allora dovrò resettare il funzionamento di minuti, metterlo a 0 e andare a mettere 1 nelle ore. Vediamo. Proviamo ad accendere il nostro motore. Adesso lui si sta accendendo. Una volta che si è acceso, vedremo che il nostro funzionamento secondi inizierà a incrementare 1, 2, 3. Vedete, proprio come se fossero dei secondi. Quindi tramite l'incremento ogni secondo, perché faremo il rising edge. Naturalmente, se voi non mettete il rising edge, lui non incrementerà di 1 ogni volta che lo accendete, ma incrementerà di tantissimo in base al numero di volte che viene effettuato il ciclo manutenzione. Quindi è per quello che è importante metterci un rising edge. Quindi lui considera solo nei 500 millisecondi iniziali di on solo il primo fronte. Quindi per un ciclo che fa la manutenzione, lui vi aumenterà questo incremento. Vedete, sono già passati 40 secondi. Quando arriverà a 60, noi cosa faremo? Il confronto, perché vuol dire che se sono passati 60 secondi, noi avremo 1 minuto. Quindi cosa faremo? Lo resetteremo. Vedete 54, 55, vedrete che non andrà più sopra di 60, anzi appena arriva a 60, tac, vedete, mi ha messo i miei minuti. I minuti sono diventati 1 perché ho fatto il funzionamento dei minuti più che cosa? S2, 1 e l'ho rimesso dentro a funzionamento minuti. Quindi il funzionamento minuti incrementa se stesso. Praticamente ho fatto come se fosse un incremento. Potevo metterci in incremento stesso. Ma almeno vi ho fatto vedere così anche l'addizione. Adesso facciamo passare un altro po' di tempo, vedremo che andremo a 2 e dopodiché vi spiegherò cosa ho fatto nell'ultima network. Praticamente qui farò un reset perché prima o poi, una volta effettuata questa manutenzione, noi avremo bisogno di resettare queste variabili perché se no rimarranno sempre altissime. Quindi il motore ha funzionato per tantissimo tempo. In realtà non serve, potremmo fare più, diciamo così, blocchi, perché poi vedremo che questo blocco qui si può standardizzare in un FB, quindi in un function block che vi spiegheremo più avanti, e vedrete che non servirà farlo sempre, ma verrà richiamato ciclicamente all'interno del programma in maniera naturale, come se fosse un'operazione di incremento, addizione o move. Lo vedrete. Adesso vedete, noi abbiamo già fatto 2 minuti e lui continua.
Proviamo a mettere, vediamo se ce lo lascia fare, ma non credo. Se io provo a mettere qua 59, ok, ne abbiamo messo in minuti 59, tra un po' vedremo che anche le ore cresceranno tra qualche secondo, 5 secondi, vedremo che anche le ore inizieranno a pack. Funzionamento ore, un'ora, quindi vedete avremo un'ora, 0 minuti e 6 secondi. Questo qui si può dare in una schermata. Adesso andiamo a spegnere un attimo che non ci interessa più. Vedete, quando io vado a spegnere, il mio motore, questo non conta più. Naturalmente, se andassi a mettere in parallelo il motore di chiuso, farei la stessa cosa per quando si sta chiudendo il motore. Ma adesso mettiamo caso che io ho fatto la mia manutenzione, anzi, prima vi spiego che cosa. Manutenzione programmata. Noi cosa avremo? Il funzionamento delle ore con un maggiore o uguale, che cosa? È la nostra impostazione di manutenzione programmata. Una volta che questo viene superato, setterò un allarme, un qualcosa da dare al mio operatore. Una volta fatto questo, l'operatore avrà fatto tutto e schiaccerà un pulsante. Una volta che ha schiacciato il pulsante, io cosa faccio? Muoverò all'interno di tutte le mie variabili 0. Ah, ok, si era incantato. Faceva vedere 0,9, ma adesso 0. Perfetto. Quindi cosa faccio? Sempre con un rising edge, perché mi piace. Una volta che l'ha premuto, io resetto tutte le variabili. Quindi abbiamo spiegato come fare un conteggio tramite una variabile che di solito hanno tutti i PLC, che è questo SM407. Mitsubishi mi sembra ce l'abbia più o meno nella stessa area di memoria. Siemens, non mi ricordo come si chiama, Omron si chiama P, boh, è un flag di sistema, si chiama P qualcosa, P1SEC o 01 qualcosa, non mi ricordo. Comunque tutti ce l'hanno. Basterà mettere un rising edge su questa variabile e quindi ogni secondo lui aumenterà il nostro contatore.